Ciao e bentornato sul mio canale YouTube. Io sono Mattia Babetto e oggi voglio rispondere a una domanda davvero molto interessante, che più che altro ti può togliere molti dubbi. La domanda a cui voglio rispondere è: ma quando è il caso di preoccuparsi in caso di mal di schiena? E già, perché spesso capita di alzarsi alla mattina che magari si ha un piccolo acciacco, però poi vediamo che durante il giorno non passa, anzi magari aumenta, magari si va verso l'alto, verso il basso, prende le gambe. E quindi ci si inizia a preoccupare, a chiedere: ma sono le cause andare dal medico? C'è chi effettivamente si va, oppure dice: no, dal medico perdo troppo tempo, c'è coda, meglio tiriamo, rimandiamo avanti. Ok? Quindi vediamo quelli che sono tre casi che possono esistere in cui io ti consiglio effettivamente di fare qualcosa. Prima però voglio invitarti ad iscriverti al mio canale YouTube se non sei ancora iscritto. Infatti qui troverai centralmente tutto quello che riguarda corretto allenamento, corretta postura e corretta alimentazione. Ok? Allora, quindi andiamo a vedere questi tre casi. Il primo caso: se vedi che il mal di schiena è molto alto, hai un dolore molto elevato, per esempio su una scala da 1 a 10 potrebbe essere un 8, un 9, e vedi che comunque comincia a persistere per più di 3, 4, 5, 6 giorni, allora in quel caso è bene che vai dal medico, gli illustri per bene la situazione e poi sarà anche lui a vedere se è il caso di fare un esame diagnostico, una risonanza, un attacco, una radiografia, insomma valuta insieme a lui. Poi abbiamo il secondo caso: se il dolore alla schiena è un qualcosa di blando, per esempio un 4, 5, mai costante durante la giornata, e vedi che persiste per una settimana, 10 giorni, anche 2 settimane, allora qui sì, è il caso di andare dal medico e fare un bel esame diagnostico. Perché? Perché potremmo essere in presenza di una protrusione, un'ernia o una discopatia. Quindi è bene saperlo, magari non è nulla di eclatante, ma è bene saperlo. E poi infine abbiamo il terzo caso, in cui vedi che il dolore non è locale, come potrebbe essere per i due casi precedenti, cioè non è localizzato ad esempio nella zona lombare, ma vedi che si va a irradiare ad esempio lungo una gamba o le gambe. Qui potrebbe essersi l'interessamento ad esempio del nervo sciatico, anche qui potrebbe esserci o una protrusione o un'ernia o comunque una discopatia. Quindi in questo caso è meglio che tu vada dal medico. Qui, anche se vedi che il dolore c'è e rimane sia locale ma si irradia per più di 2-3 giorni, allora qui è il caso che vai dal medico e insieme a lui parli di che cosa fare. Ok? Quindi questo era quello che volevo dirti oggi. Se hai domande puoi lasciare un commento qua sotto. Se il video ti è piaciuto lascia un bel like, un bel pollice in su. Che dire, noi ci vediamo nel prossimo video e se non sei iscritto mi raccomando iscriviti al canale. Ciao da Mattia!